Ciao a tutti, sono Manuel Perinelli. Oggi faremo una ricetta economica ma molto sfiziosa, la tipica tortilla spagnola, degli ingredienti un po' vista e riveduta da me. Allora, gli ingredienti, vado subito a dirveli, sono una mezza melanzana, una zucchina, una patata, una cipolla e di pachino, oltre ovviamente alle uova che sono fondamentali e un pochino di parmigiano. Allora, le verdure vanno tagliate a cubetti e poi li friggiamo un pochettino con poco olio in padella. Non molto perché tanto andranno al forno, ed eccole qui, sono tagliate a cubetti e già passate in padella. Allora, in pratica rompiamo 4 uova e le mettiamo in una ciotola, poi aggiungiamo un pizzico di parmigiano, se volete potete aggiungere anche il sale, ma io ho salato anche le verdure, e cominciamo a girare. Se volete, come variante, potete anche aggiungere magari la ricotta per renderla più spumosa la tortilla, se no potete aggiungere anche dei tocchetti di mozzarella alla fine. Io invece alla fine userò dei pachino a crudo, metterò sopra, in modo tale da renderla più alta e più colorata. Una volta che abbiamo girato bene il composto, mettiamo le verdure in una teglia. E la teglia deve avere la carta bagnata. Perché vi dico di mettere la carta bagnata? Perché così non vi si attaccherà la tortiglia quando la andate a staccare poi dal forno. Adagiamo le verdure, cerchiamo un pochettino di metterle bene per dare la forma, e poi versiamo il composto. Dopo che abbiamo adagiato il composto, possiamo tagliare dei pachino a crudo, io direi 4 per non esagerare, e li tagliamo in 4 e li adagiamo sopra perché oltre al colore, come ho detto, verrà più alta. Potete disporli anche come volete. I pachino li potete mettere anche a crudo perché nel forno, rispetto alle altre verdure, cuociono molto prima. Ed ecco qui. Ora la tortiglia va solamente in forno, diciamo, mettete in precottura 5-10 minuti prima a 250 per una ventina di minuti e andiamo ad infornare. Ed ecco qui. Dopo i 20-25 minuti di cottura, la tortiglia è appena uscita, è ancora calda. Cerco di prenderla senza farla rompere. Ecco qui, la adagiamo, togliamo un pochino la carta, è ancora calda, e vi faccio vedere come dovrebbe venire. Ecco qui, guardate, vedete? Questo è il disegno che verrà fuori. Poi voi la potete adagiare, metterla sul tavolo, servirla. Ed ecco qui, questa è la tipica tortilla spagnola, l'ho fatta a forma di cuore, spero vi piaccia e spero che la possiate fare anche voi così. Alla prossima e buon appetito!